professore docente dell'Università di Messina e un antropologo culturale, naturalmente. Fa antropologia culturale, ha insegnato antropologia culturale. Allora, qui sono presenti i ragazzi del quinto, sia del liceo scientifico che del liceo linguistico. Sono presenti anche alcuni professori, mentre gli altri salutano naturalmente, sono impegnati per quanto riguarda la DAD, sono in DAD, insomma. Già ci ha salutato la docente che è vicaria, la Concetta Cosentino, la preside, come ci ha detto, la vicaria non c'è per questioni serie. E quindi niente, noi abbiamo preparato questi ragazzi per un'introduzione alla filosofia, all'antropologia, circa l'argomento di identità e differenze, cultura a confronto. Abbiamo cercato di formarlo come meglio è stato possibile. Adesso passiamo la voce, passiamo la parola al professore Bolognari, che sicuramente ne saprà molto di più rispetto a noi. Grazie professore, innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Grazie della sua disponibilità. Non lo sentiamo. Avete il microfono spento. Adesso dovrebbe funzionare, vero? Sì. Perfetto. No, grazie a voi, grazie dell'invito. Io naturalmente saluto Alessandra Curcio perché, insomma, lei è stata una mia studentessa, quindi mi fa ricordare periodi bellissimi della mia vita. Quando per quasi 25 anni ho insegnato ad Arcavacata, all'Università della Calabria, nella facoltà di lettere, proprio antropologia culturale, con un'esperienza che mi è rimasta molto, molto nel cuore, oltre che nei ricordi, nella memoria, perché è stato il periodo iniziale della mia carriera, poi grosso modo a metà mi sono trasferito a Messina, mi sono avvicinato di più a casa. Io abito nella provincia di Messina e questo naturalmente ha cambiato un po' il corso della mia vita. Però quegli anni lunghi, tra l'altro, trascorsi in Calabria, non solo mi hanno avvicinato in modo particolare a questa regione, che in questo momento, tra l'altro, sta attraversando un momento particolarmente drammatico, come del resto tantissime altre volte nella sua storia, ma è uno dei luoghi dove probabilmente sono avvenuti cambiamenti più significativi, più importanti della storia d'Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Voi probabilmente che siete dentro la situazione non vi accorgete di questo, ma vi posso assicurare che come è cambiata la Calabria in questi 70-75 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, beh, probabilmente nessun'altra regione d'Italia lo ha fatto. Se posso fare un paragone, che a voi sembrerà un po' strano, ma è così, probabilmente la velocità di cambiamento e la profondità dei cambiamenti che ha avuto la Calabria le ha avuti soltanto un'altra regione in Italia, che è il Veneto. Il nord-est dell'Italia è stato falcidiato dall'emigrazione per più di un secolo, poi dopo invece, come oggi, è diventato una delle regioni trainanti del sistema economico italiano. Naturalmente si tratta di due cambiamenti completamente diversi, ma insomma, come velocità e come profondità, come significato, io questo paragone mi sento di farlo. Ringrazio naturalmente la professoressa Cosentino per il suo saluto e che prego di estendere alla dirigente, alla preside, e Certamente. naturalmente anche tutti gli altri docenti che vedo già in video. Allora, entriamo un po' nel vivo. Io naturalmente ho chiesto ad Alessandra di mandarmi il vostro progetto, quello dentro il quale, diciamo, c'è anche questo mio intervento, e mi sono soffermato su alcune parole. Naturalmente tengo conto del fatto che si tratta di ultime classi delle scuole medie superiori, mi sembra in un caso di una quarta dello scientifico, se non mi sbaglio. Quindi diciamo ragazzi che probabilmente quest'anno stanno già immaginando il loro percorso ulteriore, o lavorativo
in alcuni casi, oppure di una ulteriore preparazione, di un'ulteriore formazione universitaria e quindi anche della scelta del percorso universitario da fare. Quindi, insomma, terrò conto anche di questo, dando dei contenuti di riflessione che possano servire non per sapere soltanto, ma anche per decidere nella propria vita che cosa fare e quali potrebbero essere i punti, gli ambiti scientifici nei quali approfondire meglio la propria preparazione. Le parole chiave che io ho estrapolato dal vostro progetto sono innanzitutto la mondialità, quella che altri chiamano la globalizzazione, con una bruttissima parola, ma insomma, quest'idea che noi ormai da qualche secolo a questa parte abbiamo acquisito di essere in ogni caso persone che abitano in un contesto totale, in un contesto mondiale, globale appunto, e che ciò che accade in Cina o negli Stati Uniti o in Sud America ha un riflesso poi nella nostra vita. Non soltanto perché l'economia appunto funziona in modo globale, interconnesso, per cui se si estrae meno petrolio in Venezuela o negli Emirati Arabi, questo ha delle conseguenze alla pompa di benzina in Sicilia o in Calabria e quindi sul prezzo del costo e sul costo dell'energia si condiziona un intero sistema economico. Quindi la nostra vita sempre di più è condizionata da fattori mondiali. Questo naturalmente porta alla conseguenza che voi mettete nel vostro progetto, e cioè dire che dobbiamo sempre meglio e più pensare a una economia e a un sistema di consumi improntato a una maggiore sobrietà e a una maggiore solidarietà. Perché? Perché inevitabilmente più ragioniamo in termini ampi, quindi più andiamo verso la mondialità, più inevitabilmente le differenze tra diversi luoghi geografici o tra diversi settori sociali all'interno di una stessa società si distanziano, si allontanano. Quindi quell'estrazione di petrolio negli Emirati Arabi o in Venezuela che ha delle conseguenze nel resto del mondo, queste conseguenze possono essere anche devastanti se creano maggiori disparità. Quindi più ricchezza da una parte per poche persone, più povertà dall'altra per molte altre persone. Come sapete, negli ultimi 50 anni noi abbiamo avuto un aumento di questo divario, quindi sempre più poveri da una parte, sempre più ricchi dall'altra, ma abbiamo avuto anche una estremizzazione dei numeri. I poveri non solo sono sempre più poveri, ma sono anche una quantità sempre maggiore di persone nel mondo, e i ricchi, sempre più ricchi, ma sono anche un numero sempre più ristretto di persone nel mondo. Questo inevitabilmente crea una situazione di insostenibilità e quindi la sostenibilità, come la chiamiamo, economica, è molto importante, cioè cercare di ragionare non soltanto in termini di profitto e di maggiori consumi, ma anche a una calmierazione di questi aspetti estremi del consumismo e della produzione in serie, per cercare di andare incontro alle esigenze delle persone. Quindi un'economia che guardi anche alla solidarietà e nello stesso tempo alla sobrietà. L'altro punto, le altre parole chiave che ho estrapolato dal vostro progetto sono, per esempio, il concetto di relatività. E su questo io mi soffermerò un po' più a lungo, più avanti, perché la relatività o come in alcuni casi amiamo dire noi relativismo, è qualcosa di fondamentale, importante perché riconosce le diversità. Così come io voglio che venga rispettata la mia cultura, per esempio, devo nello stesso tempo anche contemplare il rispetto per le culture di altri.
questo principio di relatività naturalmente però va anche contestualizzato. Cosa significa oggi in quel contesto mondiale, globale, in cui tutti siamo venuti a contatto con tutti? E qui naturalmente ci sono degli aspetti che vanno approfonditi. Le altre tre parole chiave, sulle quali non mi soffermerò tanto perché invece le affronterò tra poco, sono la parola razzismo, che ha un significato e che va esaminato con attenzione, perché spesso noi quando diciamo razzismo confondiamo gli aspetti scientifici con gli aspetti politici, come se il razzismo fosse una ideologia politica. Non è soltanto un'ideologia politica, lo è anche, ma non è soltanto un'ideologia politica, è anche un atteggiamento scientifico che c'è stato, per esempio nella seconda metà dell'Ottocento, e che noi dobbiamo comprendere per capire, quando diciamo, quando pronunciamo questa parola, che cosa intendiamo dire. L'altra parola chiave è diritti umani. Noi da 73 anni viviamo in un mondo nel quale tutti abbiamo sottoscritto, non ciascuno di noi individualmente, ma gli stati ai quali noi apparteniamo hanno sottoscritto l'adesione a una carta dei diritti umani che naturalmente non può essere disattesa. E la carta dei diritti umani dice tante cose importanti, ma dice anche delle cose che spesso non coincidono esattamente con le altre parole chiave. Per esempio con la parola chiave diversità, che è l'ultima delle parole chiave che voi utilizzate nel vostro progetto. Diversità come risorsa, dite, e non come problema, ma la diversità non c'è dubbio che mal si concilia, per esempio, con il principio, con i principi della Carta dei diritti umani, perché se noi diciamo diritti umani intendiamo dire che tutti quanti, 7 miliardi e poco più di persone che oggi abitiamo nel mondo, ci rifacciamo alla Carta dei diritti umani. Ma questo contrasta, questo principio universale, perché riguarda tutti gli abitanti della Terra, contrasta con il principio della diversità come risorsa e non come problema. Come conciliare questi due poli di una apparente, ma forse non solo apparente, contraddizione? Bene, tutte queste parole chiave, questi concetti, nella mia disciplina, quella che ho praticato per 40 e più anni, metà parte in Calabria, metà in Sicilia, questa disciplina, l'antropologia culturale, questo problema se l'è posto circa a metà dell'Ottocento. E cioè dire, come riusciamo a spiegare il fatto che noi in tutte le epoche storiche e in tutte le latitudini geografiche, quindi sia nel tempo sia nello spazio, parliamo di uomo? Addirittura alcuni di noi quando scrivono uomo lo scrivono con la U maiuscola. Per intendere cosa? Non soltanto un genere, una specie, ma anche una dignità, una particolare identità che sarebbe uguale dappertutto e in tutte le epoche, quindi fa parte dell'umanità. Anche l'umanità lo scriviamo con la U maiuscola, proprio per dare enfasi a questo concetto. Come facciamo a spiegare che contemporaneamente noi siamo di fronte in tutte le epoche e in tutte le latitudini geografiche allo stesso uomo, quindi l'uomo è uguale dappertutto ed è uguale anche nella storia, era un uomo quello dell'antica Roma e un uomo quello della contemporanea New York, è uomo quello che vive a Pechino, è uomo quello che vive a Mombasa o quello che vive a Caracas. Bene, come facciamo a spiegare questo concetto di uguaglianza, di appartenenza allo stesso
alla stessa classificazione, con il fatto che invece contemporaneamente questo uomo, sia nella storia sia nelle diverse latitudini geografiche, si presenta in modo diverso. Per esempio, usa migliaia di lingue diverse l'una dall'altra, le quali tra l'altro possono essere imparate fuori dal loro contesto, ma nessuno che mi risulti ha mai imparato tutte le lingue conosciute al mondo, perché tutte le lingue conosciute al mondo sono una quantità eccessiva per la nostra capacità di apprendimento. Oppure che questo uomo pratica molte centinaia di religioni diverse, e persino all'interno dello stesso credo religioso ci sono sfaccettature, ci sono particolari specifici che ci differenziano. Pensate per esempio al cattolicesimo, anche soltanto in Italia, quanto è diverso praticato in Calabria e quanto è diverso praticato in Lombardia, per fare un esempio. Eppure siamo dentro non solo la stessa religione, ma addirittura lo stesso rito, quello cattolico. Abbiamo decine e decine, se non qualche centinaio, di sistemi di parentela diversi. Il modo di sposarci, il modo di fare figli, il modo di sposare questi figli, il modo di imparentare gruppi diversi, appartenenti a gruppi sociali diversi o addirittura a clan diversi. Ci sono molte società che funzionano in clan, per esempio, una classificazione sociale che noi non conosciamo assolutamente, no? Per noi il matrimonio è l'incontro di due famiglie, dove si crea una parentela. Nascono i cognati, nascono i suoceri, i generi, le nuore, tutte cose che sappiamo perfettamente, e sappiamo anche quanto contano per il funzionamento della società, perché poi hanno un rilievo sia nelle attività economiche, sia per esempio, faccio soltanto un esempio, nella politica, no? Pensate nei piccoli comuni quanto contano le parentele per dare l'amministrazione ad una determinata comunità. E più piccola è la comunità, più queste reti di parentela hanno un loro valore, un loro significato, un loro peso nella determinazione del potere locale. Come spiegare che siamo di fronte a un uomo unico e nello stesso tempo quest'uomo ha centinaia di registri musicali diversi? Per cui voi andate in qualsiasi luogo del mondo, ascoltate della musica, e ascoltate della musica che è assolutamente diversa da quella praticata nella vostra realtà. E potrei continuare ancora a dire quanti cambiamenti ci sono nella storia dell'uomo, adesso vedremo qual è questa storia dell'uomo, e quanti cambiamenti ci sono nella geografia, nella dislocazione geografica dell'uomo, eppure nonostante tutto tutti quanti giureremmo di trovarci sempre di fronte a un uomo. Come facciamo a dire che quello è un uomo se parla una lingua diversa, pratica una religione diversa, ha registri musicali diversi e via di questo passo? Come vedete, il tema della diversità o il tema dell'uguaglianza e quindi della relatività non è così semplice. Da quando noi abbiamo posto questo problema, più di un secolo e mezzo fa, naturalmente i passi che sono stati fatti sono dei passi molto importanti, e quello che vorrei quello sul quale vorrei farvi riflettere, vorrei fare riflettere i ragazzi che stanno ascoltando, spero con attenzione, è che spesso noi, quando parliamo di diversità, quando parliamo di come siamo diversi gli uomini, la prima cosa alla quale pensiamo sono le caratteristiche fisiche, le caratteristiche biologiche.
Per cui pensiamo per esempio che le persone di pelle scura e con i capelli ricci e col naso largo siano molto diversi da noi, che invece abbiamo la pelle chiara, i capelli lisci per gran parte e il naso stretto. Che per esempio la diversità dei cinesi è quella del loro aspetto fisico, esteriore, apparente. Che ci siano degli aspetti biologici che in qualche modo ci differenziano. Tant'è vero, vi faccio un esempio storico, che per poter imbastire una politica di persecuzione organizzata in modo scientifico, il governo nazionalsocialista della Germania degli anni 33-44 fino alla caduta del nazismo, hanno dovuto chiamare quella ebraica una razza. Guardate che tutto può essere l'ebreo tranne che appartenente ad una razza. Non è una razza. Non è una razza quella degli ebrei. È una cultura, è una religione, chiamatela come volete, ma non è una razza. Tanto più quella persecuzione si riferiva ad una cosiddetta razza in esilio, nella diaspora, quindi sparsi per l'Europa, dove inevitabilmente non c'erano dei tratti, tra virgolette, razziali che li accomunavano, tutt'altro. E tuttavia, perché il nazismo aveva bisogno di chiamare quella ebraica razza? Per dare una connotazione biologica, una connotazione naturale a questo aspetto della diversità. In realtà quello che dava fastidio non era la razza ebraica, quello che dava fastidio era la cultura, la collocazione sociale degli ebrei che controllavano l'economia, le banche che controllavano il commercio, eccetera, eccetera. Poi siamo andati a vedere meglio, gli ebrei erano in generale, soprattutto quelli che vivevano nei ghetti delle grandi capitali europee, un popolo estremamente povero, come per esempio a Varsavia o in altre città dell'est, la popolazione ebraica era tra le più povere. Tuttavia, questa politica noi l'abbiamo chiamata razzismo, l'abbiamo bollata come razzismo. Bene. Quello che dobbiamo sapere è che il razzismo si chiamava determinismo razziale, è una corrente dell'antropologia culturale che nella seconda metà dell'Ottocento ha avuto un grande successo. Ha avuto un grande successo perché dava delle spiegazioni appaganti. Perché quelli si comportano così? Perché sono appartenenti ad una determinata razza. Perché quegli altri si comportano in un altro modo? Perché appartengono ad un'altra razza. Naturalizzare le diversità di comportamento sociale, le diversità di pensiero, le diversità di caratteristiche anche psicologiche di una popolazione è un piccolo espediente per dare delle spiegazioni facili, comprensibili, immediate. Chiamiamo razzismo. Non nella politica, ma nella scienza, chiamiamo razzismo, nelle scienze sociali, chiamiamo razzismo tutte quelle impostazioni che tendono a dare una spiegazione dei fatti sociali, dei comportamenti sociali, attribuendoli ad una origine, ad una causa di carattere biologico. Guardate, se fosse vero che c'è un nesso di causa ed effetto tra una caratteristica biologica e un comportamento sociale, a parte che io avrei rubato lo stipendio praticamente per 40 anni allo Stato italiano, giusto praticando una scienza assolutamente inutile, ma sarebbe, come voi potete immaginare, una bellissima scoperta, una cosa fantastica. Difatti, quella famosa scuola che ricordavo prima, che ha avuto grande successo nella seconda metà dell'Ottocento, che si chiamava determinismo razziale, cioè i comportamenti sociali sono determinati dall'appartenenza ad un gruppo biologico, ad una razza, per intenderci,
Bene, ha avuto un grande successo, era dovuta a questo, che è una scoperta formidabile, fantastica. Peccato che sia completamente falsa. E tuttavia, ci caschiamo regolarmente. Perché? Perché probabilmente è una spiegazione semplice, immediata, che salta tutte quelle analisi complicate, complesse, del perché, del per come, e si va subito al dunque. Perché quelli rubano? Perché sono zingari, perché quelli delinquono, perché sono, non so, congolesi, perché quelli sono mafiosi, perché sono siciliani e calabresi, perché quelli invece sono intelligenti, perché sono lombardi, milanesi. Come vedete, poi scendendo nel particolare, ciascuno di noi è appartenente ad un gruppo, come dire, privilegiato, ma nello stesso tempo potrebbe cadere in un gruppo discriminato solo perché appunto siamo nati in un determinato luogo o apparteniamo ad un determinato gruppo cosiddetto biologico. Come probabilmente Alessandra ricorda, io uso un piccolo espediente per cercare di spiegare perché questa impostazione non ha nessun fondamento scientifico. Abbiamo detto storia dell'uomo, ma qual è la storia dell'uomo? Allora, l'uomo dal punto di vista biologico, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista genetico, si trova dentro una storia più grande, che è la storia della natura. La storia della natura, secondo gli scienziati che si occupano di queste cose, ha qualcosa come 12-15 miliardi di anni, dal famoso Big Bang, quello di cui parla anche Jovanotti, il più grande spettacolo al mondo, dopo il Big Bang, quindi il più grande spettacolo al mondo è il Big Bang, perché è un'esplosione iniziale dalla quale nasce l'intero universo. Ad una temperatura che non mi ricordo con quale esponenziale si scrive, cioè una temperatura altissima che via via si è raffreddata e si è creato l'universo. Siamo ancora nella fase di espansione di questa esplosione? Alcuni scienziati dicono di sì. Siamo invece nella fase dell'estensione totale, per cui siamo in una fase di regressione, di restringimento dell'universo? Qualche scienziato dice di sì. A noi questo interessa poco. Questa cosa è avvenuta, dicono gli scienziati, circa 15 miliardi di anni fa. 15 miliardi di anni fa. E lì comincia la storia dell'uomo, nel senso che ancora l'uomo non c'era, ma comincia lì. Perché nell'arco di una diecina di miliardi di anni si crea la Terra, intorno a 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi di anni fa. La Terra come la vediamo oggi, cioè dire con l'acqua, con l'ossigeno, l'idrogeno, con tutte le caratteristiche che sappiamo. Il fuoco all'interno, raffreddata all'esterno, a questa distanza dal Sole, insomma, dove ci sono tutte le condizioni per creare la vita. Tant'è che la vita sulla Terra nasce immediatamente dopo, circa 3 miliardi di anni fa. Dopo che nasce la vita, è una vita inizialmente monocellulare, naturalmente verrà anche l'uomo. Verrà anche l'uomo. Quando nasce l'uomo? Bah, le prime forme di uomini, che ancora non si chiamano come noi Homo sapiens, ma sono ominidi, diciamo forme primitive dell'uomo, che comincia per esempio a diversificare le funzioni degli arti anteriori, che diventano invece arti superiori, le braccia, dagli arti posteriori, che diventano inferiori, le gambe, circa 2-3 milioni di anni fa. Questo è quello che ci dice oggi ciò che noi sappiamo, secondo i reperti.
all'interno di queste forme umane, sapete, poi ci sono i Neanderthal, insomma, vari percorsi, poi ce n'è uno tra questi che comincia ad organizzarsi molto meglio degli altri, a sviluppare soprattutto il cervello, che diventa grande tanto da poter fare un numero di operazioni in un brevissimo tempo tale per cui noi siamo in grado di parlare. Ecco perché noi usiamo il linguaggio verbale, perché abbiamo un cervello che può consentirci di elaborare il linguaggio verbale, non solo, ma anche di recepirlo e di decriptarlo, come dire, di comprenderlo. Bene, questo uomo, lo chiamiamo Homo sapiens. Noi siamo Homo sapiens. Questo Homo sapiens esiste, secondo alcuni, da più di 100.000 anni, secondo altri da non più di 50.000 anni. Diciamo che su 50.000 anni siamo tutti d'accordo. Esiste da almeno 50.000 anni a questa parte. Cosa sappiamo di cosa pensava, di come parlava, di come si organizzava questo Homo sapiens 50.000 anni fa? Poco e niente. Il punto è questo, che dal punto di vista biologico noi siamo esattamente così da 50.000 anni a questa parte. È difficile recepire questa verità, ma è così. Dal punto di vista biologico tutti gli organi fondamentali, cervello compreso, quindi tutte le capacità apprenditive, tutte le capacità mentali, noi ce le abbiamo uguali da 50.000 anni a questa parte. Altrimenti, se non è così, noi non apparteniamo all'Homo sapiens, dobbiamo trovare un'altra classificazione per dire chi siamo. Quindi negli ultimi 50.000 anni noi abbiamo le stesse capacità mentali, siamo biologicamente uguali, tutti. Cosa significa questo? Due cose. La prima, che le nostre capacità mentali sono perfettamente identiche ai nostri antenati di 50.000 anni fa. Se noi prendessimo oggi un uomo di 50.000 anni fa e riuscissimo a portarlo nelle vostre scuole, beh, quello prima ci metterebbe un po' perché ha bisogno di abituarsi, ma poi userebbe il computer, imparerebbe l'inglese, farebbe esattamente le cose che fanno i ragazzi nostri di oggi. Non c'è nessuna differenza. Ha tutte le caratteristiche biologiche, genetiche, per fare quello che facciamo noi. Perché non lo faceva? Per ragioni storiche, per ragioni sociali, per ragioni tecnologiche, non per ragioni biologiche, genetiche. E questo probabilmente per noi è comprensibile, ma l'altra verità è la seconda, che tutti i 7,5 miliardi circa di uomini che in questo momento vivono sulla Terra, dal punto di vista biologico, comprese le facoltà mentali, sono tutti uguali tra di loro. Ma questa non è un'affermazione politica o ideologica, questa è un'affermazione scientifica. Ce lo spiegano i biologi, ce lo spiegano i genetisti. Noi siamo tutti perfettamente uguali. E questo naturalmente desta qualche perplessità, qualche dubbio, ma è così. Quindi com'è che siamo diversi invece? Perché parliamo lingue diverse, perché pratichiamo religioni diverse? Per fatti storici, per fatti sociali, esattamente come nella storia, così come nella geografia. Bene, dalla metà dell'Ottocento ad oggi abbiamo provato tutti i sistemi possibili e immaginabili. Ci sono stati studiosi che hanno perso la vita dietro a questa problematica, nel cercare di misurare le culture, cioè stabilire chi è migliore e chi è peggiore.
cercare di valutare qualitativamente le culture, così come è stato fatto per le lingue. È meglio l'inglese o l'italiano? Vi sfido a dare una risposta. Per alcune cose sicuramente l'inglese è migliore. Per esempio ha una semplicità di approccio incredibile e difatti tutta la nuova terminologia tecnologica è tutta inglese. Grazie. E tuttavia voi leggete un'opera letteraria inglese, se la volete tradurre in italiano dovete avere una grande, approfondita conoscenza della lingua italiana che è molto più ricca, più diversificata, più complicata anche dal punto di vista, per esempio, sintattico, un po' come lo è il tedesco, per molti versi, perché noi abbiamo come ceppo il latino. Bene, qual è migliore? E cos'è migliore, il dialetto calabrese o la lingua italiana? Vi sfido a dare una risposta. Perché ci sono delle cose, dei contenuti, per esempio cosa vi è accaduto ieri sera di divertente, che se voi lo volete raccontare in perfetto italiano non fa ridere nessuno. Se invece usate delle espressioni dialettali, dei modi di dire, delle parole, beh, immediatamente riuscite a comunicare che cosa vi è successo ieri sera, che cosa avete fatto ieri sera di divertente, di comico, di particolarmente... divertente. Bene, come vedete, cercare di classificare le lingue, così come ancor più cercare di classificare le culture, come se fossero delle cose che si possono misurare qualitativamente, beh, molti si sono rotti la testa per più di un secolo e mezzo e non sono arrivati a nulla, non sono arrivati a definire nessun tipo di criterio, di parametro per stabilire qual è migliore e qual è peggiore. Chi ne ha di più e chi ne ha di meno. E quindi qui è nato nel corso del Novecento una corrente, una scuola che si è chiamata proprio relativismo culturale. Per intendere che cosa? Che ogni lingua, così come ogni cultura, è perfetta per se stessa. Per esprimere quel mondo nel quale vive, beh, una cultura è perfetta. Non ha bisogno né qualcosa di più né qualcosa di meno. Non c'è nessuna prova, non c'è nessun parametro scientifico per stabilire una graduatoria. Ogni cultura è giusta per se stessa in quanto a dignità. Qui, diciamo, il vostro progetto colpisce nel segno. La dignità di ogni cultura va rispettata perché, così come io rispetto le culture degli altri, gli altri dovrebbero rispettare la mia cultura. E qui siamo tutti d'accordo, questo si chiama relativismo culturale. Possiamo fermarci qui? Beh, come vi ho anticipato all'inizio, probabilmente no, non possiamo fermarci qui. Perché? Perché questo relativismo culturale era una scuola, un'impostazione di studi degli anni 30 e 40 del Novecento. Ma noi oggi viviamo negli anni 20 del 2000, quindi quasi un secolo dopo, e le cose nel frattempo sono molto cambiate. Per esempio il fatto che sempre di più ci siamo mischiati, ci siamo incontrati, abbiamo inventato dei sistemi di trasporto e anche dei sistemi di comunicazione, pensate al fatto che noi siamo tutti in luoghi diversi eppure siamo tutti connessi, con la pandemia abbiamo imparato anche questa piccola cosa, cosa che un secolo fa non poteva accadere. Pensate soltanto a quanti calabresi hanno lasciato la Calabria tra la fine dell'Ottocento e gli anni 60-70 e ancora oggi continuano a lasciare la Calabria e si trovano sparsi nel mondo. La città calabrese più grande del mondo è San Paolo, dove vivono più abitanti di Cosenza, più abitanti di Reggio Calabria, più abitanti di Catanzaro. La seconda città del mondo calabrese non è Cosenza, ma è Toronto. Quindi, come vedete, in questo secolo è avvenuto qualcosa di straordinariamente rivoluzionario
che ha spostato i popoli, e spostando i popoli ha spostato le culture, ha spostato le tradizioni, ha spostato le parole. Sapete quante parole inglesi che provengono dall'America ci sono nei dialetti meridionali? Tantissime. Pensateci, ne troverete tantissime. In Sicilia, quando intendiamo dire soldi, diciamo how much, che deriva proprio dal how much che portavano gli emigrati in America, e via di questo passo. Bene, pensate alla musica, come si è velocemente espansa dappertutto, come si è contaminata con le musiche di tante parti del mondo, quanto c'è della musica sudamericana o della musica americana del nord o dell'Africa, per esempio, nella musica italiana di oggi. Voi non ve ne accorgete facilmente, ma se ci state attenti è una contaminazione continua. Bene, in sostanza, quello che è avvenuto in questi ultimi decenni, in questi 180, 70 anni, è che noi abbiamo avuto un rimescolamento di tutto. E quindi quella affermazione che io ho fatto poco fa, ogni cultura è giusta per se stessa, in quanto a dignità, beh, viene messa fortemente in crisi. Vi faccio qualche esempio. Professoressa Cosentino, professoressa Curcio, voi accettate e ritenete che abbiano pari dignità anche l'infibulazione e le mutilazioni genitali femminili, magari praticate su una minorenne? Io penso di no. E come la mettiamo con pari dignità delle diverse culture, con il relativismo? Ho fatto ovviamente, e me ne scuso con voi, l'esempio più estremo, ma proprio per farvi comprendere come viene messo in crisi il problema della relatività. Oppure il matrimonio di minorenni con uomini vecchi è una cosa che si pratica in alcune parti del continente indiano, è una cosa che noi possiamo ammettere? Penso proprio di no. Oppure la cosiddetta cultura mafiosa, per cui noi pensiamo che il più forte, perché il più determinato, violento, armato, che si appropria del bene degli altri solo perché garantisce la protezione, può essere chiamato onore? Io penso che non siamo d'accordo. Bene, però tutti questi problemi sono nati dopo quella idea del relativismo. Cioè sono nati quando le ragazzine che vanno infibulate vengono portate in Europa, in un contesto diverso. Quando la mafia viene esportata in un contesto continentale o del paese diverso. Quando il matrimonio riguarda una bambina che è cresciuta e ha studiato a scuola, per esempio, in Italia o in Francia. Come vedete, sono problematiche che prima non si ponevano. Prima non si ponevano. E invece oggi si pongono. E questo è il tema, e vado all'altra parola chiave, tra l'altro mi pare che la sto facendo lunga, l'altra parola chiave, che è quella dei diritti umani. I diritti umani non sono stati scritti perché a un certo punto, siccome siamo buoni, ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo detto ora scriviamo dei diritti umani e tutti si devono rifare alla Carta dei diritti umani. No, la Carta dei diritti umani nel 1947, in una commissione speciale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU, è stata scritta a seguito della morte di 6 milioni di ebrei, di preti cattolici, di zingari, di militanti comunisti. Sto citando cose diverse tra di loro per dire quante persecuzioni hanno determinato il fatto che l'indomani dell'aprile-maggio del 1945 il mondo si è svegliato scioccato, letteralmente scioccato, e doveva trovare un sistema perché queste cose non avvenissero più. Perché guardate, se noi applichiamo il principio del relativismo
in modo puro, anche il nazismo dovrebbe essere tutelato. Se io penso che gli altri debbano essere perseguitati, beh, la penso io così, come vedete, il relativismo diventa per eccesso una estremizzazione inconcepibile. E quindi le Nazioni Unite si sono messe attorno ad un tavolo, hanno scritto una carta dei diritti umani che stabilisce alcuni principi che valgono per tutti, il che mette in discussione quel relativismo totale e totalizzante che io ho invece enunciato poco fa. Possiamo ancora oggi definirci relativisti? Parzialmente sì e parzialmente no. Nel senso che noi dobbiamo sapere che nel momento in cui i contesti si sono tra loro contaminati, si sono mescolati, inevitabilmente devo mettere un altro valore al di sopra del relativismo. Perché se io metto il relativismo al primo posto, dovrei dire, bah, in Italia se ci sono genitori che vogliono fare mutilare i genitali della propria figlia, perché non possono farlo? È la loro cultura. Ma questo mi pare che ripugna a ciascuno di voi. Non è ammissibile. E quindi devo stabilire un nuovo principio. Qual è questo nuovo principio? Quello che nell'incontro tra culture, che si mescolano in qualche modo, bisogna trovare un punto di incontro. Quello che nel vostro progetto si riferiva all'intolleranza. All'intolleranza come uno degli aspetti del razzismo. E anche qui questo è un punto chiave. Dobbiamo quindi mettere da parte il relativismo e sostituirlo con che cosa? Bah, qualcuno potrebbe dire, visto che ci sono tante culture che vivono una accanto all'altra, nelle nostre regioni meridionali questo avviene un po' di meno, ma pensate nelle grandi città del nord Italia o pensate in Francia o in Germania o in Inghilterra, quanto questo nelle grandi città sia un problema, no? La convivenza di culture diverse. Come si fa? Molti l'hanno chiamata multiculturalismo, cioè ci sono molte culture, quindi bisogna farle convivere tutti insieme. Beh, forse un po' più esattamente dobbiamo dire che dobbiamo sostituire questo modo di pensare per compartimenti stagni un atteggiamento diverso, che è quello che chiamiamo della interculturalità. È una cosa che dentro le scuole, immagino anche nelle vostre scuole, è presente, perché se ci sono dei figli di famiglie straniere, inevitabilmente, anche se questi figli sono magari nati in Calabria, ci sono delle diversità, ci sono delle necessità che gli insegnanti hanno di un approccio con questi ragazzi, i quali per un verso non possono essere assecondati in tutto ciò che è la loro tradizione, né d'altra parte si può neanche dare spazio all'intolleranza, che cioè dire, ah, ma questi ce li ha portati, cacciamoli via, perché non possono essere cacciati, questi sono italiani a tutti gli effetti. Pensate che in Francia usano chiamare immigrati i figli di seconda e terza generazione, che non sono immigrati per niente, quelli sono nati e cresciuti in Francia. Il problema è che hanno un retroterra culturale diverso e quindi l'intercultura, cioè uno scambio continuo, una negoziazione, un cercare di fare un passo avanti e un indietro tutti quanti, è necessario farlo tutti quanti. Vado verso la conclusione, Alessandra? Sì, perché mi pare che così, magari se ci sono delle domande, Sì, va bene. Concreto. Quindi negoziazione, scambio, individuazione di punti di mediazione, insomma,
cercare di bandire l'intolleranza con un atteggiamento che da parte di tutti deve essere comprensivo. In questi giorni, anzi in questi mesi, dai primi di marzo probabilmente del 2020, noi stiamo vivendo una situazione interessante per questi aspetti che io ho cercato di trattare. Perché la pandemia, lo dice il nome stesso, è qualcosa che riguarda il mondo. È una di quelle cose che non possono essere frenate in un luogo e non in un altro. E quindi la pandemia, dovuta al coronavirus ci ha insegnato che noi siamo strettamente legati a tutti gli altri uomini della Terra e che quindi con questi dobbiamo convivere da una parte e dialogare dall'altra. Pensate per esempio, al tema della fame e della crisi economica. Che cosa significa in paesi come l'Etiopia? Dove ci sono 100 milioni di abitanti che vivono per l'85% in luoghi rurali, in villaggi rurali, che stanno vivendo la pandemia in modo molto serio, ma per i quali tutte le prospettive di sviluppo economico si sono bloccate. E questo, attenzione, non è un problema etiope o delle persone colpite, è un problema nostro. Perché poi quando finirà la pandemia, questi prenderanno un barchino e cercheranno di sbarcare in Europa. Quindi è una cosa che ci riguarda, se non in questo momento, tra un anno, 2 anni, 3 anni. E si tratta di milioni di persone. In Africa vivono più di 1 miliardo di persone e per gran parte hanno di questo tipo di problemi. Vaccini, pensiamo al vaccino. Qua si parla di qualche milione di dosi e già si organizzano le campagne di vaccinazione. Ma noi sulla Terra siamo 7 miliardi e mezzo. Per produrre 7 miliardi e mezzo di dosi di vaccino, ma non è il problema di produrre le dosi, il problema è di portarle poi a destinazione e fare un sistema di vaccinazione. Pensate a quanto costerebbe. A che cosa significa in termini di organizzazione, in termini anche di esercizio del potere. Perché se io ho il potere di mandare il vaccino prima nella zona sud dell'Etiopia e poi nella zona nord, se io ho il potere di vaccinare prima i calabresi e poi i lombardi, poi capite che questo è un potere enorme, un potere enorme. E quindi il nostro modello di sviluppo inevitabilmente non resterà, non può restare, non resterà quello che noi abbiamo in questo momento. Quindi, quando voi nel vostro progetto dite sviluppo sostenibile, solidale, sobrio, insomma, tutte quelle parole, la verità è questa, che non può sopravvivere un mondo a due velocità, dove c'è circa 700 milioni di persone su 7 miliardi, quindi siamo al 10%. Che vive al di sopra della media del benessere economico, e poi il 90% della popolazione che invece vive in condizioni inferiori, alcuni di questi addirittura in una condizione sostanzialmente. Io nel frattempo ricevo delle telefonate, quindi devo staccare il telefono. Ti ringraziamo della disponibilità, lo so che sei impegnatissimo. Sì, continuano a telefonare. Beh, Tranquillo, grazie. non ci sono problemi. Quindi noi viaggiamo in un mondo a due velocità, ce lo possiamo permettere ancora all'infinito? Io penso proprio di no. E quindi l'appello che faccio non tanto alle insegnanti e agli insegnanti, quanto piuttosto ai ragazzi, è proprio questo, cercare di capire che il loro problema non è soltanto di entrare nel mondo del lavoro. Non è soltanto quello di studiare, di andare all'università, ma è quello di andarci con una testa, un pensiero, un intendimento, una prospettiva, un progetto nuovi, completamente nuovi. E guardate, non ci sono grandi proposte, grandi elaborazioni da questo punto di vista, anzi io vedo una grande povertà.
sentite parlare i leader europei, sentite parlare i leader italiani. Siamo dentro una povertà assoluta di idee, di prospettive. Nessuno che abbia l'idea di un cambiamento veramente epocale, che non è causato dalla pandemia, come dire, è però la pandemia deve essere l'occasione, deve essere il pretesto per cercare di ragionare in termini tali per cui, insomma, usciamo dalle solite ripetizioni di quello che pensavamo nel passato. Io ho avuto modo di dire, Alessandra, a molti miei amici che la più grande disgrazia di questa pandemia, a parte i morti e a parte le sofferenze umane, la più grande ed economiche, la più grande disgrazia è che ciascuno si è rafforzato nelle proprie idee. Sì. Quello che pensava prima lo ha rafforzato, non lo ha messo in discussione. No. Lo ha rafforzato. E allora gli ecologisti dicono che questa è l'occasione per fare le cose, sì, per difendere l'ambiente. Gli altri invece, quelli per il consumo sfrenato, dicono: avete visto, qui dobbiamo correre ai ripari, quindi cerchiamo di andare avanti, apriamo per Natale, facciamo il consumismo, Black Friday e via di questo passo, compriamo anche l'inutile perché questo serve. C'è un mio collega che ha scritto l'utilità dell'inutile, un filosofo e un letterato dell'Università della Calabria. Bene, tutte queste cose mi fanno pensare che potremmo rischiare anche, oltre che la vita, di perdere questa grande occasione, di ragionare invece sulla necessità di cambiare le nostre idee proprio a seguito della pandemia. Bene, Alessandra, io finisco qui. Grazie, io mi sono incantata, sono tornata indietro nel tempo, mi sentivo fra i banchi dell'università, davvero, grazie, bellissime lezioni come al solito, non solo dal punto di vista proprio di contenuto e quant'altro, ma proprio un segnale di umanità, una semplicità davvero, ma non voglio elogiarla di tanto perché non ne ha bisogno. Ora passerei alle domande dei ragazzi. Ragazzi, ci siete? Sì, prof, ci siamo. Benissimo. C'era qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda? Sì, prof, io ne ho una. Ok, va bene. Sei Franco, vero? Sì. Va bene, Franco, vai. Prof, secondo lei è possibile una cultura che si basi sulla solidarietà? Che faccio? Rispondo subito? O sì. Allora, diciamo che per noi è un concetto molto difficile, perché noi per esprimere solidarietà abbiamo bisogno di creare una serie di infrastrutture incredibili. Pensate che per esprimere la solidarietà, per esempio con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi africani, abbiamo messo in piedi una macchina e per farla funzionare sprechiamo più della metà di quello che stanziamo. Tutti gli aiuti allo sviluppo destinati ai paesi africani, per esempio, che i paesi europei, per esempio, devono obbligatoriamente spendere, per metà servono per mantenere la struttura, la macchina organizzativa, i cooperanti, i progetti, eccetera. Quindi per noi solidarietà è un meccanismo, è una cosa che se non operiamo creando dei dispositivi per realizzarla, beh, sostanzialmente non riusciamo a fare questa solidarietà. Poi c'è la solidarietà, come dire, comunitaria. Adesso viene il Natale, ci sono già quelli che si preparano a iniziative di solidarietà, la Caritas, eccetera. Ma quella non è una società solidale, quelle sono iniziative di solidarietà che non hanno nulla a che fare con la domanda di Franco, cioè dire con una società solidale. Una società solidale noi la conosciamo, le conosciamo, gli antropologi le hanno studiate, sono delle società che si sono organizzate non creando delle infrastrutture per la solidarietà, ma perché sono esse stesse organizzate in modo da consentire la solidarietà.
Tant'è che in molti casi si è parlato di società comunitarie, di società comuniste addirittura, insomma concetti un po' vecchi dell'Ottocento, ma che volevano richiamare l'attenzione sul fatto che ci sono state società che noi abbiamo studiato, che erano organizzate in modo che ci fosse una attenuazione della competizione, della concorrenza tra soggetti di una società in un sistema più solidale. È possibile realizzarlo oggi nella nostra società? Io non lo so, questa è una domanda che non va fatta a me, va fatta per esempio ai filosofi e ai politici, perché fa parte di un progetto, di un programma, di qualcosa che si propone. Io invece mi occupo di qualcosa che esiste e che voglio capire perché esiste in quel modo. Quello che posso aggiungere è che probabilmente noi siamo un po' obbligati su questa strada, nel senso che se non lo faremo, se non saremo in grado di farlo, pagheremo delle conseguenze molto gravi. Perché, badate bene, una società basata sulla competizione è una società che piace a molti, perché tutti pensano di essere dalla parte del vincente, perché se pensassero di essere dalla parte del perdente probabilmente non piacerebbe loro. Ci illudiamo di essere dalla parte del vincente, ma il problema è che una società così, dove ci sono pochi che hanno di più e molti che hanno poco, all'infinito non può andare. All'infinito non può funzionare. Pensate in Italia. L'Italia si è svegliata dopo l'unità d'Italia in un contesto nel quale siamo stati tutti costretti a stare dentro lo stesso involucro, che si chiamava Italia, l'Italia unita. Qual è stato il primo effetto della non solidarietà? Che molti meridionali hanno dovuto lasciare le loro regioni e sono andati al nord, o addirittura all'estero. Bene, questo sistema non può funzionare all'infinito, non può funzionare all'infinito, perché inevitabilmente si crea una insoddisfazione, una frattura di carattere sociale che all'infinito non può durare. Quindi inevitabilmente io dico: una società solidale è difficile immaginarla, ma come dire, siamo un po' obbligati ad immaginarla. Ho risposto? Franco ha risposto? Sì, ho risposto. Sì. Ok, grazie Franco. C'è qualcun altro? Io provo. Aggiungere Franco, se posso aggiungere una cosa. Il progetto politico più solidale che è stato elaborato nel corso del Novecento, quello del comunismo, poi alla fine ha dato dei risultati pessimi, dove la solidarietà economica serviva per coprire la sopraffazione politica e ideologica. Quindi purtroppo abbiamo questi esempi. Però, come dire, siamo un po' obbligati necessariamente a pensare anche in questo senso. Sì, scusa Pasquale. Pasquale? No, nessun problema. Volevo chiedere se secondo lei oggi è possibile abbattere i pregiudizi? Beh, questa è una domanda altrettanto interessante, alla quale mi sento invece di rispondere, nel senso che l'antropologia culturale è proprio la scienza che studia i pregiudizi, quindi non solo come sono fatti i pregiudizi, ma anche come nascono, come si generano, come si rafforzano, perché i pregiudizi hanno nella loro caratteristica fondamentale, nella loro qualità, nella loro essenza, una cosa difficile da comprendere, però se ci pensate bene, insomma, è così. Di nascere probabilmente casualmente per un insieme di sostrati tradizionali, eccetera, ma di essere dei meccanismi di classificazione degli altri che si rafforzano sempre di più. Il pregiudizio tende a rafforzarsi sempre di più.
se io ho un pregiudizio nei confronti degli abitanti del paese vicino al mio, che sono un po' più arretrati, un po' più ignoranti, più cattivi di quelli del mio paese, avrò sempre delle prove che questo è vero. Perché il pregiudizio, ahimè, non agisce soltanto come acquisizione di un sapere, quelli sono più ignoranti di me, ma agisce anche come valutazione continua del me nei confronti degli altri. E questo inevitabilmente tende a rafforzare il pregiudizio. Il pregiudizio difficilmente si abbatte. Quindi qui noi dobbiamo combattere non i singoli pregiudizi, ma combattere il meccanismo, il dispositivo con il quale i pregiudizi si formano, si rafforzano e si propagano. E questo è un lavoro che, per esempio, gli antropologi hanno fatto, continuano a fare, probabilmente poco ascoltati, ma è una cosa che si può fare, perché riguarda proprio il meccanismo di formazione delle idee. In questo senso mi sento di dire che non è così difficilissimo e si può fare, purché si abbia l'interesse di farlo, perché invece probabilmente ci sono altre forme di formazione delle idee, pensate per esempio alla politica, no? Che tendono invece ad utilizzare i pregiudizi. Per che cosa? Per il rafforzamento del potere politico, no? Se io dimostro che una certa categoria di persone, un gruppo sociale è irredimibile e quindi va messo da parte, va sottomesso, non gli va dato spazio, inevitabilmente questo rafforza il mio potere e quindi farò di tutto per affermare questo pregiudizio. Sono meccanismi che abbiamo conosciuto, vi faccio l'esempio storico, forse più lampante, più significativo da questo punto di vista. La guerra della ex Jugoslavia, che voi ricordate poco perché eravate ragazzine, ragazzini a quel tempo, mi riferisco agli insegnanti, gli studenti non l'hanno proprio vissuta, no? Gli anni dal 91 al 95, 96, qua, di fronte al nostro mare Adriatico, la guerra della ex Jugoslavia è stata costruita a tavolino da alcuni politici, alcuni dei quali sono stati incriminati, altri no, per esempio Milosevic, per esempio Karadzic, che erano tutti personaggi i quali hanno sfruttato, hanno utilizzato antichi pregiudizi, addirittura tirando fuori una battaglia del 1389, che è una cosa di sei secoli prima, per dimostrare che bisognava perseguitare adesso i croati, poi i serbi, poi gli zingari, poi gli albanesi, poi i bosniaci, poi i musulmani e via di questo passo. E lì ci sono stati 250.000 morti, provocati non dalla guerra, perché guerra ce n'è stata poco e niente, ma da un genocidio perpetrato addirittura da famiglie che abitavano una di fronte all'altra. La sera tardi il padre e i figli maschi adulti si organizzavano per andare a stuprare le figlie della famiglia che abitava nella casa di fronte. E l'indomani mattina si incontravano per strada e magari erano pure costretti a salutarsi. Cioè una cosa abnorme, una cosa terribile, che però è stata costruita attraverso questa capacità di costruzione dei pregiudizi, perché quelli erano esseri inferiori in quanto appartenenti a un gruppo. È entrata la dirigente, professore Bolognari. Ah, è appena arrivata la dirigente, glielo volevo comunicare. Buongiorno, buongiorno. 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 Io salve, un piacere conoscerla, professore Bolognari. Questa mattina per più di un'ora. Ho fatto di tutto per essere presente, nonostante le difficoltà. Saluto tutti i miei docenti, i miei alunni. Sono veramente orgogliosa di aver avuto la sua presenza stamattina. Una persona di cultura, di impegno politico, di grande spessore umano e culturale per la sua terra.
e che sicuramente avrà dato un contributo non indifferente ai miei alunni stamattina. Io potrò avere l'occasione di rivedere la registrazione, perché avevo chiesto alla professoressa Cosentino di non perdere questa occasione, che purtroppo per questioni di salute mi è stata impedita. Altrimenti sarei stata con voi dall'inizio. Non volevo interrompere questo momento, ma ho fatto di tutto per esserci anche per qualche minuto. Grazie. Grazie alla professoressa Curcio che si è adoperata per rendere anche questi momenti di DAD speciali, no? Perché altrimenti poi i ragazzi vivono nella dinamicità anche della loro crescita e hanno bisogno di input nuovi e soprattutto di voci nuove, di persone impegnate come lei, no? Anche nel sociale, per farsi riscoprire proprio le radici delle nostre identità, che poi alla fine, voglio dire, Sicilia, Calabria, siamo dell'unica Italia, no? E quindi dobbiamo far innamorare i nostri alunni al grande patrimonio storico che è la nostra identità culturale, che è la nostra cultura, che ora sicuramente è una scenografia molto vasta di popoli, di lingue, di religioni e di culture diverse. Grazie dirigente, grazie. Grazie a voi. C'era qualche altro alunno che voleva fare qualche altra domanda? Non sentiamo, chi sei? Sono Francesca. Ah, Francesca, sì. Allora, vai pure, Fra. Secondo lei la situazione di emergenza Covid ha reso gli uomini più sensibili circa il tema della solidarietà o è avvenuto il contrario? Non ho capito la domanda perché è molto disturbato. Allora, le ho chiesto. Vuoi ripetere? Sì. Secondo lei la situazione di emergenza Covid ha reso gli uomini più sensibili circa il tema della solidarietà o è avvenuto il contrario? Sì, vabbè, la domanda è molto, molto insidiosa, nel senso che ci sono, secondo me, segnali di entrambe le tendenze. Per un verso, di fronte a gravi pericoli, così come avviene per esempio quando ci sono le guerre o quando ci sono appunto le epidemie o comunque un pericolo incombente su di noi per quanto riguarda la vita, la salute, insomma cose che ovviamente fanno parte di un patrimonio importantissimo che ci riguarda. Per un verso noi siamo portati a grandi gesti di solidarietà, di generosità, anche di coraggio. Pensate ai 200 medici che solo in Italia hanno perso la vita per prestare la loro opera al servizio dei pazienti Covid-19, o a tutti gli infermieri, o comunque a tutti coloro i quali hanno messo a rischio la loro salute e in qualche caso anche la loro vita, proprio per questo. Se non avessero avuto uno slancio di solidarietà non l'avrebbero mai potuto fare. E quindi questo non c'è dubbio, come in tutte le grandi tragedie c'è sempre, tra virgolette, l'eroismo delle persone normali, quelle che non lo fanno per diventare eroi. In quel momento non ci pensano proprio a diventare eroi, ma il loro comportamento indica una strada che può essere di esempio agli altri, in questo senso una strada eroica. Dall'altra però è anche vero che, come dire, quando la nave affonda si salvi chi può. E quindi inevitabilmente ci sono anche comportamenti di segno opposto che sono estremamente preoccupanti. Non che questo, diciamo, possa rivelare chissà cosa, probabilmente erano sentimenti che covavano e che sono venuti fuori comunque. Voi avete visto le espressioni di alcuni
infelici, ma di alcuni che hanno detto, ma poi sostanzialmente la politica per esempio inglese inizialmente fu questa, vi ricordate, sulla immunità di gregge, cioè dire dobbiamo prenderla, se poi ci rimettono la vita un po' di persone e queste persone sono magari le più anziane, le più deboli, quelle che hanno già delle patologie, vabbè, purtroppo questa è la vita. Dietro quelle espressioni probabilmente infelici, magari non pensate per esprimere il male, ma che nascondono un atteggiamento nei confronti della vita, e cioè dire si salvi chi può, se mi salvo io meglio che se si salvino altri, questo probabilmente ha fatto venire fuori delle cose che noi abbiamo nella nostra società, delle storture, delle debolezze, dei cattivi pensieri, dei cattivi atteggiamenti, che in questo caso sono venuti fuori. Quindi io non so che cosa succederà, come ne verremo fuori. Ieri ho sentito che Papa Francesco ha detto: da queste tragedie non si esce mai uguali a prima, e però poi ha aggiunto: si esce meglio o si esce peggio? E questo credo che riassuma un po' il senso della cosa che dicevo. Probabilmente alcuni di noi usciranno migliorati, altri usciranno peggiorati. Questo renderà ancora più forte il conflitto sociale domani, che io vedo con grande preoccupazione. Non è soltanto il fatto che le persone stanno male, hanno perso il lavoro, hanno perso i guadagni, è proprio un malessere che sta covando dentro in coloro che in qualche modo vorrebbero spaccare il mondo in questo momento, perché si sentono abilitati a spaccare il mondo. Grazie. Credo che il tempo nostro stia terminando. Io ho da farle solo una domanda. Più che domanda, vorrei chiederle un consiglio per creare magari un suggerimento proprio per noi insegnanti, per creare una scuola migliore, una scuola più solidale. Lo so che la ricetta non esiste, però ci proviamo. Ci può dare qualcosa al riguardo, qualche suggerimento, qualche consiglio? Ma io ora parlo da insegnante, perché l'ho fatto per tantissimi anni. E a casa mia siamo tutti insegnanti. Mia moglie anni, mia figlia sta insegnando a Imola, ahimè siamo isolati, lontani. Sì. E probabilmente non potrà neanche venire per Natale, quindi insomma abbiamo questa attitudine. Io penso che l'insegnante, da questo punto di vista, la cosa migliore che può dare è l'esempio. La testimonianza. Parlare anche ogni tanto delle proprie esperienze, della famiglia, degli studi, delle attività che si svolgono fuori dalla scuola. Cioè far capire ai ragazzi che l'insegnante non è né la persona da idealizzare in positivo, neanche quella da denigrare necessariamente in negativo, ma è una persona che pensa, ha problemi, ha difficoltà e si muove nella società. Dare l'esempio, raccontare anche ogni tanto cosa facciamo fuori dalla scuola, chi siamo, con chi abbiamo rapporti, che esperienze di vita abbiamo vissuto e verso quale traguardo andiamo, verso la pensione, verso la morte o anche verso traguardi più importanti di costruzione di una società migliore. E quindi, insomma, coinvolgere i ragazzi non solo sui contenuti delle lezioni, ma anche sui contenuti delle persone che queste lezioni veicolano. Grazie, io ringrazio tutti i ragazzi, il professore, la dirigente che so che ha fatto di tutto per essere presente, la ringrazio, ringrazio i colleghi, quelli presenti e quelli che stanno lavorando in DAD. Davvero è stata una bellissima esperienza e ti ringrazio della tua disponibilità, prof. Grazie di tutto. No, spendere un 30 secondi per dire, certo, che la polemica nazionale sulla didattica a distanza sì o no. Francamente non la capisco, cioè, non la capisco, perché domani, fra un anno, fra 10 anni, si potrebbe verificare un caso analogo.
perché non abbiamo sfruttato fino in fondo, invece di fare il bonus vacanze che vi posso dire, ne parliamo, per niente, non è servito a niente, a nulla, bonus sapere, un bonus scuola, cioè dotiamo tutte le famiglie di quegli strumenti tecnologici che in qualsiasi momento ci possono mettere in contatto, come stiamo facendo adesso. Se io fossi dovuto venire a Cariati, a Mirto, non ci sarei venuto, lo dico con molta sincerità, non sarei venuto. Questa esperienza che io ho fatto in questa ora e un quarto non l'avrei fatta, non l'avrei fatta. Eravamo più ricchi o più poveri, ma forse rimanevamo lo stesso, non eravamo né più ricchi né più poveri, ma perché tagliarsi delle possibilità solo perché dobbiamo sempre spaccare il capello in quattro e stabilire se è giusto o non è giusto la didattica a distanza? Anche sulla socializzazione, io ho molti dubbi che i ragazzi a scuola socializzino chissà che cosa, perché anche a scuola ci sono le persecuzioni, la maldicenza, la cattiveria, i gruppi costituiti, insomma ci sono anche lì. Quindi tutto sommato non vedo questo grande problema, lo vedo dal punto di vista della bontà della didattica, ma su questo non è che ho sentito cose che mi abbiano convinto, non le ho sentite dire, eravamo totalmente impreparati, parliamo se il computer funziona, se c'è la connessione, se il ragazzo è assistito dai genitori oppure no, banalità. Banalità, banalità, ma una riflessione veramente sulla didattica, a prescindere poi dallo strumento tecnologico che utilizziamo, che era invece l'occasione da sfruttare, ma non mi pare, da quello che vedo in televisione, da quello che vedo anche nella riflessione del Ministero, insomma, non la vedo compiuta. Probabilmente qui abbiamo perso una bella occasione, cerchiamo di sfruttarla così come l'abbiamo sfruttata questa mattina. Grazie a tutti, grazie. Ai insegnanti, grazie ai ragazzi, buona giornata, buon studio. Grazie, buona giornata. Grazie mille. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie. Alla prossima occasione, sicuramente. Grazie mille. Vediamo buona giornata. Vediamo di persona prima o poi. Arrivederci. Grazie, prof. Grazie a tutti. Buona